Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale con questo mio nuovo video sulle mod di Dragon Ball Xenoverse 2. Quest'oggi vi porterò due nuove mod che riguarderanno Android numero 14 con due skin praticamente, quindi due versioni, e Android numero 15. Da quello che scrive, il modder è già al lavoro sul Super C13, quindi magari lo vedremo in un prossimo episodio, amici. Ora andiamo a vedere queste due mod. Vi invito a lasciare un bel like all'episodio ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Destroy. Goku, where are you? Siamo qui. Ok, allora, tanto per iniziare, vediamo la mod. Più che la mod, il modello. Direi che è fatto molto bene, sinceramente. La differenza tra le due skin è praticamente una delle due mosse finali. Ovviamente questa è la versione con l'Atomic Bomber, che poi ce l'ha anche l'altra, però invece di avere la super esplosione dell'aura ha l'onda energetica alla massima potenza. Allora, vediamo il moveset. Quadrato. Triangolo. Quadrato, triangolo. Ora la presa. Ok. Boh, le sferette. Mancato. Gli attacchi, allora abbiamo l'impeto dell'androide. Ragazzi, se ho una voce strana, scusatemi, ma sono già raffreddato e non so cosa dire, sinceramente. Allora, impeto dell'androide. Ok, deve essere troppo piccolo e non riesce a beccarlo, infatti. Astuzia digitale, va bene. Placcaggio rotante. Bella! Poi la carica massima. Poi abbiamo la super esplosione dell'aura. Più aura hai, più danno fai. Abbiamo lo scudo energetico come evasiva ed infine l'Atomic Bomber, che è una mod, cioè sì, beh, è una tecnica creata dal modder, che poi ha preso semplicemente la tecnica finale di C13 e ha fatto un recolor. Non male, non male veramente. Aspetto con impazienza Super C13 per provarlo, voglio proprio vedere com'è. Ok, direi che possiamo passare ad Android numero 15. Allora, eccoci qua. Nella seconda skin è senza cappello e danneggiato, col volto danneggiato, ragazzi. E penso che lo utilizzeremo con la seconda skin in battaglia, come anche per Android numero 14, il quale però non ha una skin danneggiata, semplicemente ha la treccia per davanti invece che per dietro. Allora, vediamo il moveset. Quadrato. Triangolo. Poi rispettivamente numero in un 1 contro 1, Trunks e Vegeta. Dopo andremo a fare quei combattimenti lì, infatti. Allora, quadrato, triangolo, le sferette,
voglio vedere la presa. Ok, poi abbiamo l'attacco del meteorite. Ok, l'astuto digitale anche lui ovviamente. L'Atomic Cannon, che è un'altra skill, cioè un'altra tecnica creata dal modder. Non mi ricordo chi ce l'ha questa tecnica. Ragazzi, se voi ve lo ricordate, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti, perché veramente non me la ricordo. Lapsus totale. Carica massima. Abbiamo l'onda energetica alla massima potenza. Poi abbiamo ovviamente, boh, a parte l'evasiva che la giravolta alta tensione, abbiamo l'Atomic Bomber. Ok, direi che possiamo andare a fare le vere e proprie battaglie. Allora, eccoci qua amici, selezioniamo il nostro androide numero 14, però la versione numero 2. Come vedete si differenzia dall'altra semplicemente per la treccia davanti, e per le tecniche cambia solo che la prima super esplosione dell'aura, la seconda l'onda energetica alla massima potenza. I will defeat. Affronteremo okay. Trunks, e lo facciamo qui al ghiacciaio. Ovviamente speriamo che Trunks si trasformi. Will be destroyed. Ok, cominciamo. Forse gli avrei messo però più vigore. Ok. Si è trasformato in Super Saiyan, ragazzi. Attiviamo anche noi un potenziamento. E ma dai. Androide, sei troppo lento. Prendi questa, Trunks! Sono riuscito a colpirlo, non ci credo. Sparisci! Beh, colpito l'ho colpito, dai. Ok, vediamo di concludere adesso in qualche maniera. Andiamo con un bel placcaggio rotante. Wow, distrutto. Mission complete. Ok, questo era numero 14. Ora passiamo a numero 15, e ovviamente contro numero 15 ci sarà il nostro principe dei Saiyan, Vegeta. Scegliamo la skin 2, quindi quella danneggiato. Oh yeah. Vegeta. Ok. E combattiamo sempre lì. You're my way. Move. Ok.
vediamo se anche Vegeta ci fa l'onore di trasformarsi in Super Saiyan dopo averle prese per un pochino. Levi. Colpito, sì. Ok, questa l'ho sentita, te lo concedo. Vegeta, trasformati, ti sto randellando. Niente, eh. Ok. Dai, passiamo a tuo figlio, si è trasformato. Le ha prese lo stesso, anche se ci ha quasi battuto, però. Si trasforma, si trasforma! Grandissimo! Dove l'hai sparato quel bimbo? Per la montagna! Ok. Ok. Mancava solo l'animazione che deve essere. Oh no! Dicevo, mancava solo l'animazione che mi avesse dalla boccetta e poi eravamo a posto. Aia, questa l'ho sentita. Ma dai, forse la gente ci bastona. Allora, non pensavo di riuscirci. Mi dispiace, Vegeta. Sparisci! Ma dai! Non ci posso credere, però. Wow, cos'era? Ha vinto lui! Porca miseria, è riuscito a batterci, grandissimo Vegeta. All'ultimo è riuscito a batterci. Mamma mia. E beh, dopo tutto è il principe del Saiyan, no? Ok amici, direi che posso concludere qui lasciando la vittoria a Vegeta. Vi ho mostrato entrambe le mod, numero 14 e numero 15. Vi ho detto che il mod rando su Super C13, che se è fatto come queste mod qui sono sicuro che sarà bellissimo e forzuto anche, vedremo proprio, non vedo l'ora di provarlo. Vi invito a lasciare un bel like all'episodio ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Grazie ancora amici miei e noi ci vediamo al mio prossimo video. Ciao ciao e grazie!